po' complicata è proprio quella di incidere su questi fenomeni e credo che noi abbiamo inciso, non possiamo fermarci perché significherebbe il lavoro che abbiamo fatto, ma secondo me abbiamo inciso positivamente su questo fenomeno. E poi abbiamo inciso in una zona che io, cioè su cui io insomma, ci tengo, ci metto molta attenzione, quindi mi fa doppiamente piacere. Poi di questi giorni anche l'arresto del terrorista, e anche questo credo che sia un fatto positivo perché testimonia che noi stiamo lavorando, lavoriamo in silenzio, questi non sono arresti qualsiasi, cioè si arriva a questi risultati dopo mesi di lavoro, ma lavoro complicato, complesso, non sono indagini normali, non le può fare chiunque, e devo dire che anche questo testimonia il fatto che ci stiamo lavorando su questo fenomeno del terrorismo che purtroppo insomma, devo dire che mette molta preoccupazione, però ci siamo, ci continuiamo ad essere e devo dire che appunto in questa occasione la Digos ha dimostrato come sa lavorare insomma. Poi abbiamo l'ordine pubblico, è stato un anno estremamente impegnativo perché abbiamo avuto una serie di iniziative legate al mondo del lavoro, purtroppo ci sono un po' di fabbriche in crisi, davanti a tutte l'ILVA per un numero di dipendenti, ma non soltanto l'ILVA, c'è stata una campagna elettorale per le amministrative, ci sono state partite di calcio troppe, secondo me, perché noi qui a Genova vi ricordo che abbiamo due squadre in Serie A e una in Serie B e credo che siamo i primi come impegno in Italia, non credo che ci siano altre città che hanno tre squadre tra la Serie A e la Serie B, credo, non vorrei sbagliare ma non lo so. Abbiamo avuto una serie di visite, metto ovviamente la visita del Santo Padre davanti a tutti che ha richiesto un grande impegno, abbiamo avuto una serie di iniziative di estrema destra a cui hanno fatto seguito delle iniziative della sinistra antagonista e devo dire che tutti questi eventi si sono svolti regolarmente, non ci sono stati incidenti, turbative, insomma tutto è stato gestito con estrema, secondo me, competenza, cioè con equilibrio. E quindi questo mi fa appunto dire che per me sotto il profilo, sotto l'aspetto professionale è stato un anno sicuramente soddisfacente e che mi auguro che continui nel 2018, dove il nostro impegno sarà sempre lo stesso, io spero anche di più e spero anche di più risultati, devo dire che il 2017 è stato un anno ottimo. Noi poi parliamo di reati perché uno pensa che la Polizia di Stato persegue soltanto i reati, noi facciamo molto altro, noi abbiamo le volanti che fanno una serie di interventi durante il giorno e soltanto una piccola parte riguarda i reati, soltanto di una piccola parte voi avete conoscenza, perché noi facciamo anche l'intervento per la persona anziana che è in difficoltà, per il bambino che si è perso, per l'aspirante e quindi la maggioranza degli interventi sono interventi che non hanno nessun ritorno mediatico, cioè sono interventi che vengono fatti nei confronti di cittadini in difficoltà. E questo è quello che rende il nostro lavoro assolutamente entusiasmante, perché il potersi rendere utile a un cittadino in difficoltà per me vale molto di più di tanti arresti, cioè il poter salvare una vita umana. E poi prego la dottoressa Bucci di raccontare gli episodi di ieri, ma giusto come esempio, per me vale molto di più che arrestare persone. L'aver salvato ieri una bambina da un appartamento in fiamme fa toccare con mano a noi l'utilità del nostro lavoro, è quella che poi ci dà la forza per andare avanti, perché noi anche noi incontriamo le nostre difficoltà, che non sono poche, come voi potete immaginare, perché anche voi avete le vostre difficoltà, ogni lavoro ha delle difficoltà, però poi quando tu riesci a salvare una vita umana, tutto il resto passa in secondo piano, dici ho scelto il lavoro giusto. Io farei giusto così velocemente, pregando la Bucci di non dilungarsi perché sennò loro poi no. Se ne scappano, li facciamo uscire invecchiati poi con i capelli bianchi. Se può un attimo illustrare gli episodi che sì. Francamente mi fa molto piacere quanto siamo stati sì. Utili nella giornata di essere utile ai cittadini, cioè ho questa concezione, quindi sono assolutamente contento quando
facciamo interventi in cui questa utilità si tocca con mano. Poi ovviamente abbiamo i nostri compiti istituzionali che li dobbiamo ovviamente assolvere nel migliore dei modi. Io prima di costruire